Che vuole dire amore senza amore? Volare senza ali con Gesù lì. Scura una gioventù cosa inutile, una vita che è un poco di cannila. Il 21 marzo si è festeggiato il 91esimo compleanno di Rosa Balistreri. Non è stata una commemorazione, bensì la festa che l'associazione culturale Gruppo Folclorico Concadoro gli ha dedicato al Teatro Micro. È la prima delle 5 manifestazioni riservate a chi ha dato lustro ed ha voluto bene alla Sicilia. Seguiranno altre serate dedicate a Ignazio Buttitta, Salvo Licata, Ciccio Busacca e Franco Scaldati. Ne parliamo con Pino Apprendi, che circa 20 anni fa ha istituito in Sicilia il premio Rosa Balistreri. Perché questo continuo tributo a Rosa Balistreri? Perché noi abbiamo l'obbligo di non solo di ricordare, di non dimenticare, ma di tramandare la memoria. E Rosa Balistreri è la memoria di un periodo importante della nostra vita. Negli anni 70 Rosa ha combattuto contro la violenza, perché Rosa è stata abusata. Diciamo che sono peraltro temi attualissimi. Rosa ha avuto una vita molto difficile e ricordare una donna che ha lottato peraltro in altri tempi, quando era ancora più difficile, per noi è un fatto molto importante. I ragazzi solitamente non la conoscono, allora anche quando andiamo nelle scuole a spiegare chi era Rosa troviamo un grande interesse sia nei ragazzi ma soprattutto nelle ragazze. Come contenta pi la tua presenza, sto viaggio che in chiù un'esistenza. Che vuole dire amore? Deborah Treia, cantante lirica, che si presta al folk. Si ispira molto a Rosa Balistreri e noi gli chiediamo per quale motivo. Mi ispiro a Rosa perché è un'icona del folk siciliano, e grazie a lei moltissime persone sono riuscite ad avere una grande passione e passionalità per la Sicilia. Sono felice di interpretarla perché lei ha dato a questa terra un'impronta molto importante e personalmente invece mi ha dato la grande forza per andare avanti nonostante le difficoltà. Solo la morte scioglie le torture, quando si vive amori senza amore. Mario Modestini, compositore e musicista. Un ricordo di Rosa Balistreri. Beh, uno è poco. Comunque io sono molto contento intanto di questo avvenimento, perché ci sono le persone che sono state molto più vicine a Rosa. Io ho scritto 3 opere per Rosa Balistreri, La Ballata del Sale, Buela e Bambulè. Poi Pino Apprendi che organizzava, che ha fatto tutto per tutto quello che ha potuto per Rosa, e poi Berta Ceglie, un'attrice, grande attrice allo Stabile di Catania, che Rosa considerava come una figlia. E ora la nuova adepta è Deborah Troia, cantante che è l'unica cantante che è molto vicino allo spirito di Rosa, oltre ad essere una stupenda, bravissima cantante, e io sono orgoglioso di aver fatto gli arrangiamenti per lei. Sono nata a Licata il 21 marzo del 1927.
dissi a tia Nicuzza, lucori mi scricchia, a picca 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 picca, ai 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 ai, moro 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 moro, sotto di luva cori, l'amore mio setto. Sono Berta Ceglie, sono qui per augurare buon compleanno a Rosa, come credo a tutta l'Italia, a tutte le persone che l'hanno conosciuta. Io continuo a portare in giro la vita di Rosa perché la trovo fondamentale per tante ragioni, perché lei è quella, la prima che ha gridato al femminicidio, con una canzone che tutti cantano con molta leggerezza, ma leggerezza non ha nulla, e poi perché Rosa è quella che è riuscita a farci cantare oggi tutto quello che si era smarrito, che si era perso, lei lo ha recuperato. Grazie a lei, ringraziando a Dio, abbiamo una storia. Ma negli affetti, dopo che si è fatto all'amore dietro le cascine, quando ognuno se ne torna a sua casa, io lo fatti so, come se non mi conoscessero. Questo progetto nasce con un grande chitarrista, Tobia Vaccaro, che è stato il chitarrista di Rosa Balistreri, ma il mio sogno è portare il tutto con un'orchestra, un'orchestrazione che possa dare un grande e un maggiore piglio al progetto, perché questo era anche il sogno di Rosa, e quindi io sarei onorata che tutto questo avvenisse. Tobia Vaccaro è stato chitarrista di Rosa Balistreri. Che era emozionante suonare con lei, perché era la voce della Sicilia, ma una Sicilia vissuta in prima persona sulla sua pelle. Vabbè, diciamo, poi le tragedie, diciamo, la sua vita è stata terribile, lei in qualche modo si è riscattata, per cui è una donna, come dire, che nonostante, diciamo, le violenze, tutte le cose che ha vissuto, diciamo che è vincente, perché è diventata un cantante, diciamo, voce della Sicilia. Questo posso ricordare, posso dire che Rosa era già grande allora, solo che come tutte le persone, diciamo, gli artisti vengono ricordati dopo, vengono valorizzati dopo, e allora, ma già era grande allora, cioè io sto parlando di 20 anni fa, ci suonavo negli anni 80, e per me già era grande allora come adesso. La nostra scassata voci culula. Sicilia e a giommesciotta non monzanno che le marte ed aspetta mentre dorme che cangiasse la sua sorte. Ma la sorte non è ostia, non è grazia delle sante, se con questa, con la forza, dalle ghiacce e se va avanti, se con questa, con la forza, dalle ghiacce e se va avanti. Povera terra mia, come si può campare? Povera terra mia, come si può campare?